Eccomi tornata con un nuovo video haul. E diciamo che ero iniziato esclusivamente come video haul di macchinaia, visto che ho fatto lì un ordine. Poi ho preso altre cosine, quindi ho deciso di farvele vedere. Iniziamo comunque subito da macchinaia. Il vero e proprio motivo per il quale ho fatto l'ordine è lei, la famosissima Bahama Mama di The Balm. L'hanno praticamente detto tutte che è un'ottima terra per contouring in quanto è una terra fredda e totalmente opaca. A vederla così sembra davvero molto scura e anche quando la swatchai la prima volta alla gardenia, e secondo me era abbastanza scuretta. Eccola qui. Ma devo ricredermi, insomma, cioè si sfuma davvero molto molto bene e quindi va benissimo per il mio carnato. E quindi sono contenta. Tra l'altro, vi consiglio assolutamente le cose di The Balm di prenderle da macchinaia perché vengono molto di meno. Infatti, questo qui veniva 11 euro anziché, se non ricordo male, al prezzo piano viene 15-16 euro. Comunque, giù nell'info box vi lascio i prezzi di tutto quanto perché ho scordato il foglio della fattura di là. Quindi, questo qui è il primo acquisto. Il resto delle cose sono di Make Up Revolution. Allora, innanzitutto ho preso il Vivid Baked Highlighter, ovvero l'illuminante, nella colorazione Golden Light. È un illuminante super wow. Ve lo faccio vedere. Come vedete, è davvero molto molto pigmentato ed è davvero molto molto luminoso. Diciamo che è abbastanza dorato come illuminante, ma si sfuma davvero molto bene. Ce l'ho anche su adesso, che insomma non dà quell'effetto, diciamo, troppo pacchiano. E tra l'altro, questa qua mi è arrivata 2 giorni fa. Ieri alla Gardenia ho sbocciato il Mary Lou Mineizer di The Balm e devo dire che ci assomiglia davvero molto. Forse è ancora un pelo più dorato quello di The Balm. Però per il prezzo assolutamente ottima, se non sbaglio è intorno ai 3 euro, 3 euro e qualcosa. Insomma, i prezzi, come vi ho detto, li trovate nell'info box. E tra l'altro questi due prodotti li vedete utilizzati in un video tutorial che probabilmente caricherò dopo questo. Sempre della Make Up Revolution ho voluto prendere una cosa che mi ispirava davvero tantissimo. Si tratta dei Foil Finish Our Sun Metals. Il mio inglese è poco inglese. E si tratta, mi ricordano moltissimi foils della Stila, se non ricordo male, che costicchiano anche abbastanza. Invece questo viene sempre intorno ai 3-4 euro. In pratica in dotazione c'è un piattino appunto della Make Up Revolution, delle goccine e infine proprio l'ombretto. Io ho scelto la colorazione rose gold, che è a dir poco fantastica. È questa qui. Allora, io questo qui ancora non ho provato ad utilizzarlo, ancora non ho provato ad utilizzarlo proprio come si deve. L'ho solamente swatchato da qui e già da qui ha una consistenza, diciamo, stile mousse. E questo qui è lo swatch, ragazze, è davvero super luminoso e sbrilluccichino, è un bellissimo oro e voglio assolutamente provarlo, appunto, come dicono tutte quante le istruzioni qua dietro. Odio l'effetto specchiato della scatola e senz'altro magari lo farò in un tutorial in modo tale che lo facciamo insieme, perché secondo me e il risultato sarà super wow perché insomma avevo visto anche degli swatch in rete. Mentre della iHeart Makeup, che fa sempre parte della Make Up Revolution, ho preso un rossetto. Diciamo che è un po' una delusione, diciamo l'unica delusione dell'ordine. Ora vi spiego. Ho preso il colore iHeart My Lips. Non so se lo vedete, ed è questo bellissimo rosa, rosa fucsia. Dalla videocamera sembra più fucsia, ma in realtà è tipo un rosa Barbie a vederlo dallo stick. Il problema
È uno che non è in realtà questo fighissimo rosa, intanto ci tenevo a farvi vedere la forma del rossetto. Come vedete lo stick è a cuore, questa cosa, cioè diciamo che è il motivo per cui ho preso questo rossetto. Solo che me lo aspettavo anche così in rosa, in realtà è quello che ho su adesso e ve lo faccio vedere swatchato. Questo rosa chiaro chiaro che vedete qui sopra. Tra l'altro il cuoricino che si vede all'interno più piccolino, se non ho capito male, ha tipo una funzione idratante, tant'è che quando lo metto sembra davvero di mettere un burro cacao, perché è davvero molto molto idratante, quindi per me è ottimo, visto che specialmente d'inverno ho le labbra super secche e quindi sicuramente lo sfrutterò. Però ecco, mi dispiace che il risultato è questo qui. Quindi molto molto naturale, che quasi non si vede, e non quello di questo rosa super sparaflesciato. E infine ora Macchillaia negli ordini, oltre alle loro fantastiche caramelline, che ovviamente non ci sono già più, invece della busta in stoffa mette questo spicchiettino da borsetta. È uno specchietto, questo riprende tipo tutta la cucina. Con scritto dietro Machillaia, quindi insomma carino, poi gli specchietti da borsetta sono sempre utili. Volevo farvi vedere anche altri acquistini che ho fatto ieri, sempre make-up-osi. Sono stata al centro commerciale Euroma 2, perché non lo sapesse, lì c'è Apiarium, che diciamo è una specie di simile Lush, le cose che ha al suo interno, ma diciamo non è entrata per quello. Ma anche un angolino dove vendono Neve Cosmetics, e visto che mi era finita la mia amatissima Cipria Hollywood, ero tentata di fare un ordine sul sito Neve, ma poi saprei, cioè, sapevo che non mi sarei assolutamente limitata solo alla Cipria, quindi visto che mi serviva, diciamo, urgentemente, perché l'avevo finita ed è davvero fantastica, perché comunque, specialmente in questo periodo, che non so per quale oscuro motivo, ho i pori un po' più dilatati ed è una cosa che mi urta tremendamente. Invece con questa cipria non si vede assolutamente, perché fa proprio una pelle perfetta, effetto finto, veramente bellissimo, quindi non potevo non ricomprarla. Avevo la mini size e ho invece comprato la full. Viene 12 euro, 12,50 euro, ma penso ci farò tipo un anno con questa. Poi sono stata da Kiko, ormai sapete che da Kiko ho già preso un po' di cosine in saldo, ma l'ultimo video di Eleonora Manni mi ha mandato proprio in tentazione. Ho preso questo blush, che c'è, cioè, poi il packaging è veramente fantastico. Già ogni volta che entravo me lo swatchavo praticamente sempre, poi dopo che l'ho rivisto da lei ho detto: senti, io cederò sicuramente. Questo qui è appunto il packaging. Ed è lo 02 Raspberry Rose and Peach. È davvero bellissimo. Anche questo lo vedrete in azione insieme alla terra della The Balm e l'illuminante della Makeup Revolution nel video, vi dicevo. Innanzitutto da notare lo specchio super enorme che ha. E questi due sono i blush. Si tratta di questo rosa. È, diciamo, semplicissimo, perché è un classicissimo rosa, tra l'altro totalmente opaco, ed è questo qui, quindi veramente un blush da tutti quanti i giorni. E l'altro è davvero stupendo, perché è un color pesca con dei glitter dorati all'interno. Probabilmente nemmeno renderà la sua bellezza, perché è davvero stupendo. Non rende davvero nulla dalla videocamera, è un colore stupendo, specialmente secondo me in primavera e estate, o comunque senza illuminante, visto che è già bello luminoso di suo. E quindi ho ceduto, visto che era in saldo a 7 euro e qualcosa. Tra l'altro continuo ad usarlo tenendo la scatola, perché mi dispiace buttarla per quanto è carina. Lo so, sono malata. Poi siamo stati al negozio delle Yankee, e stavolta siamo stati non bravi, ma molto di più, perché ne abbiamo presa solamente una che ero stracuriosa di provare, ed è Aloe Water, e ha un profumo delicatissimo che mi ricorda appunto la crema a base di aloe che ho.
ma è un profumo davvero buonissimo, quindi sono stracuriosa di provarlo e poi se mi piace farò scorta sul sito dove ormai acquisto sempre. In caso non vi ricordate o comunque non avete visto il video dove vi parlo delle Yankee scontate, ve lo lascio qui. Infine, oggi sono stata da Accessorize e ho preso un paio di orecchini troppo carini e vi volevo far vedere, insomma. E sono questi orecchini qui. Sono argentati con tutta quanta questa, diciamo, trama all'interno. Sono davvero carini se sono piccolini, insomma. E questi qua venivano 3,90 euro e l'ho pagati 1,95 euro, quindi insomma abbordabilissimo. Mentre dal negozio, che tra l'altro mi sa che è aperto da poco, ce ne sono due, Cléo Bijoux, comunque sta anche Roma 2 se non sbaglio, ho preso una sciarpa, ma cioè ragazzi è bellissima. Intanto non è una sciarpa ma è un collo, che io adoro i colli, e non è di lana ma è di cotone, quindi è un po' più leggero. È color panna beige con tutte queste borchiettine dorate all'interno. E poi, cioè, non potevo non prenderla perché veniva 12,50 euro ed era spuntata a 3,75 euro. Potevo non prenderla? No, ditemelo, potevo? No. Quindi l'ho presa. E niente, ragazze, questi sono stati appunto i miei ultimi acquistini. Fatemi sapere se voi avete fatto degli acquisti recentemente, quali sono le cose che vi sono piaciute di più. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E l'avevo anche sbagliato. Sì, dai! Pippi! Sì, Un po'.